Senti Luca, alla fine forse non, un po' hai pagato lo sforzo, il terreno era veramente pesante, però possiamo dire che la partita sarà comunque una partita, soprattutto da parte tua, egregia, ma da parte di tutta la squadra. Sì, abbiamo fatto un'ottima partita, dal mio punto di vista il campo ci ha penalizzato, perché loro erano un po' più rinunciatari di noi nel giocare il pallone, noi abbiamo giocato di più, infatti non è un caso che sono arrivate più palle gol da parte nostra che da parte loro. Quindi il mio punto di vista è questo, poi che la squadra abbia fatto un'ottima prestazione lo dice il fatto che abbiamo messo sotto sì, perché per un punto, per gran parte della partita l'abbiamo messi sotto. Una squadra che dovrebbe lottare per la Serie A, diciamo. È stata una partita equilibrata, però secondo me noi abbiamo fatto più di loro. Possiamo anche dire, sono venuti qui per il punto, hanno fatto catenaccio, una grande densità al centrocampo, non ce l'aspettavamo da parte loro. Sì, è una squadra, come ho detto, che ha altri obiettivi rispetto a noi. La differenza in campo non si è vista per niente. Alla fine anche, cioè, si vedeva che loro, anche il portiere sui rinvii dal fondo perdeva un po' di tempo, quindi a loro bastava il pareggio mentre noi volevamo portare i 3 punti a casa, ma non ce l'abbiamo fatta, ma va bene così, perché loro comunque sono un'ottima squadra e va bene così. Una considerazione sui cartellini gialli, probabilmente ce n'era qualcuno che era arancione, se non rosso. Sì, dal mio punto di vista magari poteva esserci il rosso diretto su tutti nel primo tempo, perché il centrocampista loro non poteva prendere la palla in nessun modo, è andato diretto sull'uomo, e quindi diciamo che arancione sì, perché il rosso forse avrebbe creato un po' di polemiche come le ha create il giallo, diciamo. E poi forse c'era una doppia ammonizione alla fine, ma l'arbitro ha fatto un'ottima gara e gli faccio i complimenti per come ha arbitrato. Bandinelli andava espulso, quel fallo su Tutino era vergognoso. Sì, mi riferivo a lui, è un fallo che va a interpretazioni, c'è qualche arbitro che dà il rosso, qualche arbitro dà il giallo, l'arbitro ha dato il giallo e va bene così, la nostra partita l'abbiamo fatto comunque, e va bene così, ripeto. Luca, campo pesante, loro ci hanno ricamato sopra, Bucchi in sala stampa lo ha citato forse più di aver citato altre caratteristiche della propria squadra o della partita. Ma alla fine, nonostante questo campo, che è un campo pesante per una pioggia e per una gara rinviata il giorno prima, ha dimostrato che noi stiamo bene a livello fisico. Sì, stiamo bene dal punto di vista fisico, perché il campo era fangoso, era pesantissimo. Io sinceramente non so cosa dire, cioè, il campo è questo, hanno deciso di far giocare la partita, è inutile trovare alibi e scuse, la partita c'è. Cioè, È stata evidente, diciamo, l'approccio alla gara di entrambe le squadre. E noi abbiamo tirato fuori gli artigli e siamo riusciti anche a palleggiare più di loro, siamo ripartiti. E loro invece secondo me hanno fatto qualcosina in meno, quindi è inutile stare a rimarcare il fattore campo. Cioè, di cosa stiamo parlando? Scusa di chi non ha parole alla fine, parlate del campo. No, vabbè, comunque ci può stare che loro sono abituati ad altri campi, una società che viene dalla Serie A, e comunque sappiamo che il campo non è dei migliori, però uno va avanti e testa bassa e pedalare deve portare a casa la partita, indipendentemente se si gioca a Wembley o se si gioca su un campo, diciamo, non in condizioni ottimali. Il campo è questo e non ci possiamo fare niente. Detto della grande prestazione dell'intera 11 più chi è entrato e subentrato dalla panchina, abbiamo visto anche un Palmiero in gran spolvero, il Palmiero metronomo, il Palmiero che ha dato i ritmi ad una squadra che ha messo in seria difficoltà una seria pretendente per la Serie A. Sì, l'abbiamo messo in difficoltà, sono contento della prestazione. Purtroppo se vuoi portare a casa i 3 punti o fai qualcosa in più oppure devi buttare la palla dentro, devi far gol. Noi sappiamo che possiamo ancora migliorare, abbiamo fatto una grande prestazione, ma non vogliamo fermarci qui. Ora andiamo a Venezia e cercheremo di mettercela tutta per portare a casa un risultato positivo. A Venezia con il coltello tra i denti, dunque? Sì, esattamente. Senti, tu ti trovi meglio col 3-5-2 a quanto pare? No, io mi trovo meglio quando gioco, diciamo. Cioè, basta 3-5-2, 4-4-2, 4-3.
L'importante è, cioè, sono contento se il mister mi fa giocare, se non mi fa giocare accetto le decisioni e penso a, diciamo, a guadagnarmi il posto. Grazie. Grazie Luca.